Sono stata innamorata dei cavalli fin da quando ero piccola piccola. Però papà aveva molta paura che io mi facessi male e quindi è stato un no, senza discussioni. Poi più tardi ho cominciato una professione molto impegnativa, sono medico, ginecologa, oncologa, mi sono dedicata totalmente al mio lavoro e ho continuato ad avere questo sogno di montare a cavallo come un sogno coltivato in un giardino solitario della mia anima. Poi un giorno, pochi anni fa, ho avuto un incidente molto molto serio da cui sono sfuggita miracolosamente. E allora in quel momento ho sentito la fragilità della mia vita. E ho capito che tutti abbiamo due vite e la seconda comincia quando ci rendiamo conto davvero di averne una sola. Naturalmente, cominciando molto tardi, ho avuto tutte le difficoltà dei late bloomer, di quelli che iniziano molto tardi, quindi la rigidità, la difficoltà, il minor tempo, non c'è l'elasticità, la flessibilità, la prontezza di riflessi dei bambini, ma anche il loro tempo libero che li porta a poter vivere la musica dello stare insieme col cavallo. E tuttavia la passione e la gioia e i benefici che ne ho sentito per la mia vita, sia nella vita reale sia nella professione, mi hanno portato a continuare a insistere. Non mi interessano i concorsi, non li faccio, non ne ho mai fatto uno, ma che cosa mi interessa? Migliorare la sintonia con il mio cavallo, la mia capacità di ascoltarlo, di essere efficace, di condividere un'energia musicale insieme al mio cavallo. Nello stesso tempo, questo montare a cavallo è stato fondamentale per la mia vita professionale. Per montare bene bisogna saper ascoltare il cavallo, sintonizzarsi, in un certo senso essere al servizio del suo movimento, coordinarlo con dolcezza, efficacia, generosità. Ecco, riportare questa attenzione, questa calma interiore, questo sorriso, questa duttilità ed elasticità anche nella mia vita professionale è stato fondamentale. Io come oncologa e ginecologa lavoro con donne che hanno tumori, che hanno fatto chemio, radio, che hanno angoscia profonda, paura di morire, hanno dolore, hanno effetti collaterali importanti. Ecco che allora avere un medico che torna dopo la sua oretta a cavallo a mattino presto e che è calma, sorridente, gentile, disponibile e che ascolta profondamente il corpo della paziente mentre la visito e ne sento l'energia, le paure, con dolcezza ma anche con un tocco che non è solo fisico ma è anche emozionale. Ecco che questo è un grande aiuto per la mia vita professionale e quindi ho una grande gratitudine per i miei cavalli e anche i miei istruttori che mi hanno insegnato a migliorare negli anni perché questo mi ha portato a essere una donna sicuramente più felice, più in forma, ma anche un medico più dedicato, più soddisfatto, più capace di ascoltare profondamente il corpo e l'anima delle pazienti per aiutarle ad avere fiducia e speranza nella vita, anche quando malattie serie ne hanno scosse le fondamenta.